Buongiorno a tutti, grazie per la vostra partecipazione a questo incontro organizzato da Quadra Etritecnica, nel quale analizzeremo la nuova edizione della norma IEC 62061. Come sempre, risponderemo alle domande che vorrete porci all'interno della chat e è possibile per voi da scaricare il contenuto nella parte della documentazione. Il relatore della giornata è l'ingegner Cappelletti di Quadra, assieme a me che sono Sergio Bacco di Tritecnica. Vi ringrazio ancora e lascio la parola a Ernesto Cappelletti. Buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia. Aspettiamo giusto un minuto in modo tale da dar modo a tutte le persone di collegarsi. Vi do il benvenuto nel frattempo. Giusto due parole su chi siamo. Io appunto mi chiamo Ernesto Cappelletti, sono responsabile tecnico della Quadra. Siamo una società che si occupa dal 1995 della sicurezza delle macchine, quindi facciamo tutte le attività relative alla marcatura CE per i fabbricanti o all'adeguamento delle macchine alle normative vigenti per quanto riguarda gli utilizzatori. In più abbiamo un ampio catalogo corsi che potete frequentare sia online sia fortunatamente ultimamente anche in presenza. Siamo ritornati finalmente a fare anche dei corsi in presenza e quindi in modalità anche mista. Oggi appunto parleremo di una nuova edizione di una norma molto importante, la CEN IEC 62061, che è la norma che riguarda i sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza per le macchine. È una norma che può essere utilizzata per valutare i livelli di affidabilità dei sistemi di sicurezza delle macchine e quindi può essere utilizzata per rispondere al requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute 1.2.1 della direttiva macchine, che dice per l'appunto che i sistemi di comando delle macchine devono essere realizzati in modo tale da garantire un funzionamento sicuro della macchina anche in caso di guasto. Quindi l'affidabilità dei componenti utilizzati e delle architetture, come adesso vedremo, che vengono utilizzate per la realizzazione dei circuiti di comando che hanno funzioni di sicurezza, deve essere tale da garantire, in funzione della valutazione dei rischi, una sufficiente affidabilità. Questa cosa può essere calcolata essenzialmente attualmente con due norme per quanto riguarda le macchine. Una norma è la UNIN ISO 13849-1 che permette di calcolare un parametro che si chiama PL, livello di prestazione o performance level in inglese, e l'altra, appunto quella di cui parleremo oggi, la IEC 62061, che invece permette di calcolare un altro parametro che si chiama SIL, Safety Integrity Level, livello di integrità della sicurezza, che di fatto è un parametro del tutto analogo al PL. Di fatto tutti e due i parametri mi vanno a valutare l'affidabilità dei miei circuiti, quindi mi vanno a valutare che la percentuale, il tasso di guasto che questi circuiti di guasto pericoloso che questi circuiti possono raggiungere sia sufficientemente alto da garantire che il livello di affidabilità è tale da consentirmi una sufficiente protezione delle persone. È chiaro che più alto è il rischio che vado a proteggere, più alto deve essere il livello di affidabilità dei circuiti che mi proteggono da questo rischio, quindi più basso deve essere il tasso di guasto di questi circuiti. Utilizzate la norma che volete, quindi se volete utilizzare la 62061 va bene, se volete utilizzare la 13849 va bene uguale, non è assolutamente un problema. Allora, ripeto che nella sezione documenti che vi trovate nel pannello di controllo di GoToWebinar ci sono le slide che utilizzeremo oggi e quindi potete durante il webinar scaricare queste slide, poi lascerò aperta la sessione ancora per un pochettino di tempo in modo tale da lasciarvi modo di scaricare le slide anche una volta terminata la nostra chiacchierata.
Vedo che cominciamo ad avere un buon numero di partecipanti collegati, siamo più di 150, quindi direi che a questo punto possiamo cominciare un pochettino la nostra chiacchierata. Andiamo quindi a vedere che cosa? Andiamo a vedere una norma che si chiama appunto 62061. Questa norma specifica i requisiti per la progettazione dei sistemi di controllo e comando relativi alla sicurezza. Contiene dei requisiti che riguardano sia la progettazione dell'hardware, sia la realizzazione del software legato alla sicurezza, sia anche quali sono le modalità che bisogna mettere in atto per validare i circuiti di comando. La validazione dei circuiti di comando è di fatto la verifica con delle verifiche teoriche o delle prove pratiche, molto più spesso prove pratiche, del fatto che i circuiti di comando che sono stati realizzati sono in grado di soddisfare quanto richiesto a questi circuiti. Quindi il livello, ad esempio, di affidabilità richiesto da questi circuiti è effettivamente soddisfatto, effettivamente raggiunto, e la reazione ai guasti di questi circuiti è effettivamente quella che ci si aspetta. Quindi, ad esempio, non funziona un dispositivo di interblocco di un riparo, a questo punto la macchina non funziona o comunque non si trova in una situazione pericolosa. Questa norma appunto è stata appena pubblicata, l'edizione nuova è del 2022 ed ha sostituito la vecchia edizione che era del 2005, poi ha avuto degli emendamenti successivi, ma l'edizione precedente era del 2005. Siamo in fase di riscrittura anche della 13849-1, non è ancora stata pubblicata la nuova edizione, l'edizione ultima della 13849-1 del 2016. La nuova edizione 13849-1 probabilmente verrà pubblicata nel corso del 2023. Però appunto oggi parliamo di quello che abbiamo di nuovo e quindi della 62061. Ci sono delle novità considerevoli in questa chiacchierata, in questo tempo che ci siamo dati per questa chiacchierata. Ho selezionato alcuni degli elementi che mi sembravano più interessanti e più di novità rispetto all'edizione precedente, quindi non andiamo chiaramente a vedere tutta la norma, ma andiamo a vedere solo alcuni elementi della norma che appunto mi sembravano di interesse maggiore per avere un'idea di cosa è successo tra un'edizione e l'altra. La cosa fondamentale, a mio parere, come novità, è che c'è stata un'estensione del campo di applicazione della norma anche alle tecnologie non elettriche, ad esempio olio idrauliche o pneumatiche. Fino all'edizione 2005 della norma, la 62061 si applicava solo ai sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza che utilizzavano tecnologie elettriche o elettroniche. Quindi nel momento in cui c'erano all'interno di un circuito di comando dei componenti pneumatici o idraulici, la 62061 non copriva. E di fatto quella parte del circuito, se si voleva utilizzare la 62061, si sarebbe dovuta calcolare con la 13849. Quindi sicuramente una sistemazione problematica, utilizzare due norme per uno stesso circuito, direi che è sicuramente complesso. Questo gap è stato tolto, come vedrete, per queste tecnologie la 62061 nuova ha preso molto della 13849-1 e quindi le due norme si sono avvicinate molto. Tra l'altro, piccolissima parentesi, non so se lo sapete, ma un po' di anni fa si è attivato un gruppo di lavoro per unificare le due norme sotto il numero di 17035 e quindi non avere più un PL e un SIL, ma avere un unico livello di affidabilità unificato per le macchine e a mio parere sarebbe stata una cosa buona e giusta, quindi per evitare di avere comunque un doppio standard. Questo tentativo è fallito, nel senso che il gruppo di lavoro non è riuscito poi ad andare avanti, a mio parere per motivi molto più politici che tecnici, ed è stato chiuso. Quindi ad oggi questo progetto non è più all'ordine del giorno e le due norme stanno andando avanti in parallelo, appunto. Quest'anno è uscita la 62061, probabilmente l'anno prossimo uscirà la nuova edizione della 13849-1.
La norma non copre rischi di natura elettrica, per i quali si fa riferimento sempre al CIN 70204 tratto 1, altri requisiti di sicurezza, come ad esempio le misure di protezione, e misure specifiche per gli aspetti di sicurezza informatica, per i quali si può fare riferimento o all'IECTR 63074, oppure all'ISO TR 22100 tratto 4, entrambi rapporti tecnici, quindi non norme. Stiamo parlando di un documento che ha una valenza un pochettino diversa, ma proprio perché stiamo parlando di un argomento decisamente nuovo, quindi non si è ancora arrivato allo stadio di sviluppare un documento normativo, ma al momento siamo parlando di rapporti tecnici. Anche in questo caso abbiamo due rapporti tecnici che trattano dello stesso argomento, uno realizzato dall'IEC e uno realizzato dall'ISO. Non è una cosa poco comune, non raramente appunto i due organismi di normazione procedono in parallelo e non fanno documenti unificati, anche se si tratta dello stesso argomento. Questo è uno di questi casi. Per quanto riguarda poi le date, l'edizione 2005 della norma rimane applicabile fino al 26 aprile 2024. Quindi, fino al 26 aprile 2024 potete scegliere dal punto di vista normativo se applicare l'edizione 2005 o l'edizione 2022 della norma. Per quanto riguarda invece la presunzione di conformità, quindi per quanto riguarda l'armonizzazione di queste norme, attualmente sono armonizzate l'edizione 2016 della 13849-1, scusate, e l'edizione 2005 della CIN 62061. Quindi al momento, se volete godere della presunzione di conformità, dovete utilizzare ancora l'edizione 2005 di questa norma. Vedremo quando verrà pubblicata la nuova edizione della norma sulla Gazzetta Ufficiale, il riferimento alla nuova edizione della norma sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e vedremo se quando verrà pubblicato il nuovo riferimento della norma si manterrà comunque l'armonizzazione anche dell'edizione vecchia oppure no. Quindi dal punto di vista dell'armonizzazione dovremo vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, cosa succederà a livello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e poi da quel punto di vista ci potremo regolare su quale edizione utilizzare della norma per avere la presunzione di conformità. Però ad oggi la presunzione di conformità viene data ancora dall'edizione vecchia della norma, perché quella nuova non è ancora stata armonizzata. Tra l'altro non vi so fare una previsione di quando verrà armonizzata, perché si è verificato negli ultimi anni una pubblicazione con delle cadenze non periodiche e non costanti, quindi potrebbe essere che questa cosa avvenga anche da qui a poco, come potrebbe essere che invece avvenga da qui a non pochissimo tempo, potrebbe addirittura passare qualche mese o un anno, forse anche più. Vedremo, insomma, questa cosa non abbiamo una previsione al momento. Allora, cominciamo a partire con alcuni aspetti, appunto, che vi dicevo, secondo me sono più degni di nota a livello di novità, e uno di questi è la specifica dei requisiti di sicurezza, che è una cosa molto molto importante, che deve esistere, e mi permetto di sottolineare questo aspetto perché purtroppo mi capita molto spesso di verificare presso i fabbricanti che le specifiche dei requisiti di sicurezza non ci sono, e quindi la progettazione viene fatta senza avere una vera specifica. Questa è una cosa chiesta anche dal 13849-1 in modo assolutamente esplicito, ed è fondamentale che ci sia questa specifica di requisiti di sicurezza. Di fatto, la valutazione del rischio della macchina deve portare ad avere una definizione di quali sono le funzioni di sicurezza che sono applicabili a questa macchina, ovvero le funzioni di riduzione del rischio che coinvolgono circuiti di comando. Se un rischio viene ridotto coinvolgendo circuiti di comando, quindi ad esempio apro una porta di accesso all'interno di una protezione perimetrale, questa porta è dotata di un dispositivo di interblocco che mi arresta gli elementi pericolosi protetti, questa protezione viene affidata a un circuito di comando. Questo circuito di comando quindi realizza una funzione di sicurezza e devo avere una specifica però di questo funzione di sicurezza. Quindi devo sapere, ad esempio, all'apertura di quella porta cosa devo andare a arrestare, perché non è detto che debba arrestare tutta la macchina, ma dovrò arrestare gli elementi che sono raggiungibili attraverso l'apertura lasciata aperta da quella porta.
Devo andare a vedere, ad esempio, se ci sono dei requisiti particolari per quanto riguarda le modalità di arresto. Devo arrestare degli elementi in categoria 0, quindi togliendo l'alimentazione subito, in categoria 1, con che rampa di decelerazione se utilizzo una categoria 1. La funzione è solo di interblocco o anche di blocco. Se è di blocco, quali sono le condizioni dopo le quali io do lo sblocco? Non so, do uno sblocco a tempo, do uno sblocco andando a verificare che un determinato motore è fermo, che ci siano fermi tre motori, che ci sia una condizione, non so, di posizione bassa di un braccio perché ha un rischio di caduta di un carico, non lo so. Tutto questo deve essere scritto in una specifica. E questa specifica è quella che deriva dalla valutazione dei rischi e sulla base della quale poi chi realizza i circuiti di comando con funzioni di sicurezza e chi scrive il software legato alla sicurezza, da questa specifica queste persone devono prendere le informazioni necessarie a realizzare in modo corretto sia i circuiti sia il software legato alla sicurezza. Quindi mi raccomando, questa specifica ci deve essere e deve essere una diretta conseguenza, un diretto risultato della valutazione del rischio della macchina. Quindi in questa specifica ci devono essere tutte le caratteristiche di funzionamento della macchina e una descrizione di quanto mi attendo come comportamento della macchina, di tutte le interfacce tra le funzioni di sicurezza e qualsiasi altra funzione e le funzioni di reazione alle avarie. Quindi cosa succede se, ad esempio, verifico che un dispositivo di interblocco non funziona? Come faccio a verificarlo e cosa succede quando verifico questa condizione? Tutto questo ci deve essere scritto. Poi, un'altra cosa. La 62061, così come anche la 13848-1, si applica solo ai circuiti di comando che hanno una modalità di richiesta elevata o continua. In questo caso, la 62061 è leggermente diversa rispetto alla 13849-1, perché la 13849-1 dice che una modalità di richiesta elevata o continua è una modalità di richiesta che viene attivata più di una volta all'anno. Mentre per quanto riguarda la 62061 nuova edizione, viene fatto questa processo logico che è esplicitato in questo diagramma di flusso. Quindi mi devo chiedere se il tasso di richiesta stimato è maggiore di una volta all'anno. Quindi da questo punto di vista siamo coerenti. Se il tasso di richiesta è più di una volta all'anno, a questo punto la funzione sicurezza è ad alta richiesta. Se non è più di una volta all'anno, allora mi devo chiedere se posso attivare la funzione sicurezza almeno una volta all'anno. Se la posso attivare, allora rimane una funzione di sicurezza ad alta richiesta, se no diventa una funzione di sicurezza a bassa richiesta e quindi non è più coperta dal campo di applicazione 62061. Cosa vuol dire questa attivazione a funzione di sicurezza almeno una volta all'anno? Vuol dire che almeno una volta all'anno, ad esempio, faccio un collaudo delle funzioni di sicurezza. Quindi, non so, ho una funzione arresto d'emergenza. L'arresto d'emergenza tipicamente non viene mai utilizzato, si utilizza solo nel momento in cui ho una condizione di pericolo che si spera non succeda praticamente mai. Ma se nel mio manuale istruzioni vado a indicare che gli arresti d'emergenza devono essere collaudati almeno una volta all'anno, a questo punto quella funzione di sicurezza posso considerarla ad alta richiesta e quindi posso andare a calcolare il suo livello di affidabilità utilizzando la 62061. Questa è una cosa che nell'edizione precedente, ad esempio, non c'era. Nel caso invece ci siano circuiti di comando a bassa richiesta, quelli cosiddetti low demand mode, non si applicano nella 62061 nella 13849-1. Si possono applicare altre norme, nella fattispecie le norme che coprono i low demand mode, i circuiti low demand mode sono la serie 61508 e la 61511. Queste serie di norme però non sono armonizzate rispetto alla direttiva macchine e quindi se volete utilizzarle assolutamente sì, direi che non avete alternativa perché ad oggi il panorama normativo è questo, però sappiate che non avete la presunzione di conformità, che non vuol dire che non le potete utilizzare senza avere la presunzione di conformità.
Tra l'altro, nella scrittura della 72061 si pensava di aggiungere un appendice che trattasse proprio i load and unload. Questa cosa poi nel corso dei lavori di normazione è stata tolta. Adesso quella che è la previsione è di fare un emendamento della 72061, ma non vi so dare i tempi, nei quali inserire un appendice appunto che tratterà il load and unload. Vedremo come andrà avanti, anche perché appunto nel gruppo di lavoro non c'è un'uniformità di opinioni da questo punto di vista, ma appunto c'è una parte del gruppo di lavoro, alcune nazioni che invece hanno spinto per non avere il load and unload e di fatto questa è poi stata la posizione preponderante che poi è stata portata avanti nella pubblicazione finale della norma. Vi dicevo prima che io posso utilizzare la 3089-1 e la 62061 da una parte un livello di prestazione e dall'altra parte un SIL. Di fatto vanno tutte e due a calcolare un valore che si chiama PFH o PFHD. PFH nel senso che nella 62061 non si usa il PDCD, che vuol dire dangerous, pericoloso, ma è lo stesso parametro. Dal punto di vista di livelli di affidabilità c'è una corrispondenza tra il SIL e i PL. In particolare il PLA non ha nessuna corrispondenza nella 62061, i PLB e C corrispondono a un SIL 1, il PLD corrisponde a un SIL 2, il PLE corrisponde a un SIL 3. Però attenzione, visto che questo è il livello di affidabilità che io calcolo alla fine, ma i metodi di calcolo e le condizioni al contorno sono differenti tra la 62061 e la 3849-1. Io non posso dire automaticamente che se ho realizzato un circuito di comando che raggiunge il livello di prestazione D, questo circuito di comando raggiungerà anche un SIL 2. Può essere, ma potrebbe anche non essere, perché ci potrebbero essere delle architetture utilizzate, ad esempio, che non sono equivalenti tra le due, oppure delle altre condizioni al contorno che comunque non sono le stesse e quindi devo comunque rifare il calcolo e verificare che anche tutte le altre condizioni che mi permettono di assegnare o un PL o un SIL a un circuito di comando siano soddisfatte. Quindi sappiate che questa è una corrispondenza dal punto di vista dei livelli di affidabilità, ma non necessariamente dal punto di vista dei parametri di affidabilità assegnati SIL o PL. Per quanto riguarda l'assegnazione del SIL richiesto, che nella vecchia edizione si chiamava SIL claimed, adesso è stata cambiata la dicitura, deve arrivare l'assegnazione del SIL richiesto da una valutazione del rischio, ancora una volta. E è funzione fondamentalmente dei quattro parametri che sono anche poi quelli considerati dalla ISO 12100 per la valutazione del rischio sulle macchine, che sono da una parte la gravità del danno, in inglese severity, se, e dall'altra parte la probabilità di occorrenza del danno, che a sua volta è composto dalla frequenza e durata dell'esposizione, dalla probabilità di occorrenza dell'evento pericoloso e dalla possibilità di evitare o di limitare il danno. Le stime dovrebbero generalmente basarsi sulle considerazioni del caso peggiore e dovrebbero essere giustificate. Però comunque io potrei avere delle situazioni nelle quali ho diversi livelli di gravità e diversi livelli di probabilità di accadimento del danno. Quindi non è detto che io debba basare il SIL richiesto, che deve essere sicuramente il più alto tra tutti quelli che potrebbero essere richiesti per quella condizione, per quella situazione, non è detto che debba basarmi sulla situazione che ha la gravità più alta, perché potrebbe esserci una situazione con gravità più bassa, ma con probabilità più alta, che alla fine mi richiede un SIL più alto rispetto a una situazione in cui la gravità è più alta, ma la probabilità di accadimento del danno è più bassa. Quindi, se ho più livelli di gravità, devo fare una stima per ogni livello di gravità e andare a prendere come livello di SIL richiesto il più alto di quelli che io vado a stimare. Assolutamente. Quindi, quando ho più di una stima, devo sempre utilizzare il SIL o il PL, nel caso in cui utilizzi la 3849-1, più elevato che ho. Per quanto riguarda l'assegnazione SIL richiesto, quindi ho questi quattro parametri. Questi quattro parametri, di fatto, tra edizione vecchia e edizione nuova, non sono cambiati. È cambiato un pochettino il modo di presentarli, ma nella sostanza sono quelli. Quindi ho una gravità che può essere su quattro valori, 1, 2, 3, 4, e qui vedete quali sono le conseguenze che mi portano a stimare che la gravità è quella.
ad esempio il 4 è irreversibile morte o perdita di un occhio o di un braccio, la 2 ad esempio è reversibile ma richiede l'intervento di un medico, mentre la 1 è reversibile ma non richiede l'intervento di un medico. Quando si scrive richiedere cure di un pronto soccorso, magari ci potrebbe venire in mente che dobbiamo andare al pronto soccorso. No, non è così. Le cure di un pronto soccorso vuol dire che faccio presto delle cure in loco e non ho bisogno di un intervento medico. La durata e la frequenza dell'esposizione sono in questa tabella che va da 1 a 5 e vedete che ci sono due colonne differenti a seconda che la durata dell'esposizione è maggiore o uguale a 10 minuti o minore di 10 minuti. Qua è presentata in un modo diverso, ma è di fatto la stessa che era nella precedente edizione della norma. L'assegnazione del SIL richiesto passa anche da una probabilità dell'evento pericoloso che va da 1 a 5 e la possibilità di evitare o limitare il danno che va da 1 a 5, ma essendo solo 1, 3 e 5, quindi manca il 2 e il 4. È il metodo che è stato indicato dalla 62061. Attenzione, questo è un metodo che è indicato dalla norma. Voi, se avete un altro metodo che arriva dalla vostra valutazione, rischi potete anche utilizzarlo. Personalmente non lo consiglio molto perché questo comunque è un metodo che di fatto non vi contesterà nessuno. Se però volete avere un metodo vostro alternativo e lo giustificate, per carità, non c'è nessun problema. La tabella di assegnazione, quindi del SIL richiesto, è stata però profondamente modificata, non tanto nei valori, ma quanto perché, oltre ad avere in questo caso nella nuova tabella un SIL richiesto, c'è anche una definizione di un PLR. Quindi, se volete, potreste anche utilizzare questa tabella per andare a stimare un PLR e poi calcolare il PL, stimare il PL raggiunto utilizzando 3549-1. È una eventualità che esiste. Prima non c'era. Prima le righe col PLR non c'erano nella vecchia edizione della norma, quindi questa è una novità che è stata aggiunta adesso. Vedete che poi ci sono delle caselle in grigio dove c'è scritto OM, in inglese Other Measure, ovvero altre misure. L'esempio è, ad esempio, principi di sicurezza di base secondo la tabella 7. Se andiamo a prendere però la CIN 62604 tratto 1, scusate, nell'edizione 2018, viene detto che se le funzioni del sistema di controllo hanno implicazioni sulla sicurezza, ma dalla tabella stimata secondo la 62061 si arriva a una richiesta inferiore al SIL 1, quindi in quelle caselle che erano other measure, è sufficiente realizzare i circuiti di comando conformemente al 62.104 tratto 1 per dire che ho soddisfatto il requisito di utilizzare delle misure differenti dal calcolo del SIL. Quindi questo sicuramente è un qualcosa che ci può aiutare molto perché rispetto al 62.104 tratto 1, che tra l'altro comunque è la norma che mi verrebbe da dire, non si può non rispettare la realizzazione dei circuiti di comando elettrici, perché comunque, oltre ad essere una norma armonizzata, rappresenta lo stato dell'arte. Quindi direi che se utilizzate questa norma, automaticamente avete soddisfatto anche quanto richiesto da 62061 quando il mio SIL richiesto rientra nelle caselle other measures. Una cosa che è stata introdotta nella nuova edizione della norma ed è stata ripresa di fatto dal 3849-1, compresi gli esempi, è il concetto di pericoli concomitanti o pericoli sovrapposti, overlapping hazard, per dirla in inglese. Qual è il concetto? Beh, ve lo faccio vedere direttamente sull'esempio. Se ci sono, in questo caso, ad esempio, due robot che lavorano in due zone differenti e le zone pericolose non si sovrappongono, vado a considerare come circuiti di comando con funzioni di sicurezza per l'arresto di questo robot i circuiti che arrestano ogni robot singolarmente. Quindi avrò un circuito che parte, ad esempio, dall'interblocco di un riparo, passa attraverso un PLC di sicurezza e mi termina nel robot 1. E avrò un altro circuito che parte magari dallo stesso interblocco del riparo, che passa magari per lo stesso PLC di sicurezza e arriva al robot 1. Quindi il primo circuito è interblocco PLC robot 1. Secondo circuito sarà interblocco PLC robot 2, due circuiti separati. Nel momento in cui invece questi robot sono posizionati in modo tale da avere una sovrapposizione delle zone pericolose, quindi se una persona
ha una parte del corpo in quell'area che è colorata in arancione. Potrebbe essere in questo caso esposto ai pericoli derivanti sia dal robot 1 che dal robot 2 contemporaneamente, perché i due robot possono essere contemporaneamente nella stessa zona pericolosa. A questo punto il livello di affidabilità che devo calcolare deve comprendere entrambi i robot contemporaneamente, quindi il circuito di comando non sarà più interblocco PLC robot 1, interblocco PLC robot 2, ma sarà interblocco PLC robot 1, robot 2. Quindi nello stesso circuito dovrò considerare tutti e due i robot. In questo caso, chiaramente, più aggiungo componenti di una catena di sicurezza, più abbasso il livello di affidabilità, quindi sarà un circuito che dal punto di vista del livello di affidabilità sarà sicuramente peggiore rispetto al circuito che io otterrei utilizzando i due robot separati. Ma questa è la considerazione che devo fare. Devo verificare se ho dei pericoli concomitanti o sovrapposti, ovvero pericoli che si possono manifestare nella stessa zona pericolosa nello stesso momento. Questo, ripeto, è un concetto che c'è già nella 13481, non c'era nel 7261, adesso è stato introdotto. Sono state poi anche un po' cambiate le definizioni di sottofunzioni e di sottosistema e di elementi del sottosistema, quindi di fatto una sottofunzione è una parte di una funzione di sicurezza il cui guasto può comportare un guasto della funzione di sicurezza. Un sottosistema invece è un'entità della progettazione architettonica di alto livello, quindi di primo livello, di un sistema relativo alla sicurezza in cui un guasto pericoloso del sottosistema si traduce in un guasto pericoloso di una funzione di sicurezza. Lo stesso sottosistema poi può far parte di più funzioni di sicurezza, ad esempio una combinazione di contattori, non so, due contattori ridondanti messi in serie l'uno all'altro, possono far parte di più funzioni di sicurezza perché magari mi vanno a restare un elemento pericoloso, il robot ad esempio, ma mi vanno a restare un altro elemento pericoloso, ad esempio un nastro di trasporto. Quindi lo stesso sottosistema fa parte di più funzioni, può far parte di più funzioni di sicurezza. L'elemento del sottosistema invece è una parte di un sottosistema che comprende un singolo componente o un gruppo di componenti qualsiasi. Quello che viene chiesto dalla 62061 è una decomposizione di quello che viene chiamato SCS, Safety Control System, quindi sistema di controllo di sicurezza. Quindi la funzione di sicurezza viene scomposta in varie sottofunzioni. Queste sottofunzioni poi sono implementate da sottosistemi. Ad esempio, nel caso dell'esempio che viene fatto dalla norma, la sottofunzione può essere la detezione e l'ingresso, e il sottosistema può essere, ad esempio, il sensore di interblocco. Può essere la sottofunzione di valutazione logica, e quindi, ad esempio, il sottosistema può essere PLC di sicurezza. La sottofunzione potrebbe essere la reazione all'uscita. E il sottosistema potrebbe essere ad esempio il contatore o la funzione di STO di un driver o le valvole che mi vanno ad arrestare l'elemento pericoloso, quindi l'attuatore pericoloso. Il tutto, tutti questi sottosistemi mi realizzano quello che poi è il sistema di comando e controllo relativo alla sicurezza, ovvero l'SCS. Questo è il modo, diciamo, standard di decomporre la mia funzione e di ricomporre poi alla fin fine dall'altra parte il mio sistema di comando più funzioni di sicurezza. Per quanto riguarda i sistemi preprogettati, anche qua ci sono un po' di novità, perché viene detto all'interno di queste funzioni, scusate, di questi sistemi di sicurezza. Io posso utilizzare dei sistemi preprogettati. Cos'è un sistema preprogettato? Beh, ad esempio, un PLC di sicurezza è un sistema preprogettato al quale il fabbricante dà un livello di affidabilità, ma poi lo vedremo con Sergio. Ad esempio, un sensore di interblocco di un riparo con tecnologia a radiofrequenza è un sistema preprogettato perché ha una sua logica, una sua elettronica che mi realizza una funzione ed è preprogettato. Allora, questi sistemi possono essere progettati utilizzando varie norme. Ad esempio, possono essere progettati utilizzando 62061, nel 61508, ad esempio i PLC di sicurezza sicuramente sono tutti secondo 61508. Possono essere progettati secondo la 13849-1, qua non c'è perché viene citata la serie, ma è quella. Oppure possono essere progettati secondo la 61496. La 61496 è la norma che riguarda i dispositivi di individuazione delle persone, quindi ad esempio le barriere fotoelettriche o i laser scanner.
E quindi questa tabella cosa mi dice? Mi dice che se io voglio ottenere un valore di SIL che abbia un pFH minore di 10 alla meno 5, quindi un SIL 1, posso utilizzare un sistema preprogettato secondo Santone 508 che raggiunga un SIL 1, oppure un secondo 13889 che raggiunga un PLB o C, oppure secondo 61496 che raggiunga quello che è il tipo 2. Con dei vincoli, ad esempio, viene detto il livello di prestazione B non corrisponde al SIL 1 nel caso in cui utilizzo una struttura di categoria B. Quindi, ad esempio, se utilizzo un sistema che raggiunge un PLD B per avere un SIL 1, questo dovrà raggiungere un PLB, ma avere, ad esempio, una struttura di categoria 1 e non una struttura di categoria B. Quindi, andando a vedere quali sono appunto questi eventuali vincoli ulteriori, però questa tabella mi permette di dire, ok, io utilizzo un sistema per il quale il fabbricante mi dice, ad esempio, una barriera fotoelettrica che è di tipo 4, e posso dire che questa barriera fotoelettrica va bene per un SIL 3. Questa è una corrispondenza sicuramente comoda, perché sempre più poi abbiamo sistemi preprogettati, perché i sistemi preprogettati sono quelli che in qualche modo hanno una certa complessità al loro interno e anche sui sensori interblocco, mentre fino a qualche anno fa erano banalmente, senza nessuna offesa, un interruttore e quindi non avevano nessun tipo di logica, nessun tipo di intelligenza a bordo. Adesso sempre più si va su quelli che hanno un'intelligenza, una diagnostica, eccetera, eccetera. E quindi direi che questa sicuramente è una cosa interessante. Per quanto riguarda poi il SIL raggiunto da tutto il sottosistema, da tutta la mia funzione di sicurezza, partendo dai sottosistemi, come faccio? Banalmente vado a fare la somma di tutti i pFH, quindi valori di affidabilità, probabilità di guasti pericolosi, dei vari sottosistemi, più vado ad aggiungere un altro valore che si chiama PTE nella 62061, che è la probabilità massima di errori di trasmissione pericolosi per la comunicazione di dati digitali, quindi ad esempio se utilizzate un bus dati per funzioni di sicurezza. Quindi questo è il modo per calcolare, ma comunque devo considerare che il SIL raggiunto non può essere superiore al SIL più basso che ho nei vari sottosistemi. Quindi, ad esempio, se io ho un sottosistema che raggiunge un SIL 1 e lo sommo, lo metto in serie con altri sottosistemi che raggiungono un SIL 2 o un SIL 3, comunque la mia funzione di sicurezza, quindi il mio sistema complessivo, non potrà avere un valore superiore a SIL 1, perché comunque il valore di SIL più basso mi limita il SIL massimo che io posso ottenere dalla funzione di sicurezza complessiva. Abbiamo detto che gli aspetti di sicurezza informatica non sono coperti dalla 62061 e in effetti la 62061 dice esplicitamente di andare a vedere altri documenti, quindi vi ho già citato prima IECTR 63074, la ISO IEC 27000-1, l'ISO TR 22134, l'IEC 62443, quindi tutte le varie norme che mi possono aiutare per definire quali sono le modalità che io posso mettere in atto per avere un buon livello di protezione contro i rischi di attacco informatico, quindi i rischi legati alla security e non alla safety, quindi non alla sicurezza per le persone. Quello che poi viene detto però dalla norma, dal 62061, è che queste contromisure che vengono utilizzate per proteggere il sistema informatico della macchina dagli attacchi informatici devono essere realizzate in modo tale da non pregiudicare l'integrità della sicurezza della macchina. Ad esempio, non devono aumentare i tempi di risposta del circuito in modo tale da non essere più ragionevoli. Quindi, io ho calcolato che il mio tempo di arresto è X, quindi ho valutato che la mia barriera fotoelettrica la posso mettere a una distanza Y. Perfetto, questo tempo di reazione che mi permette di avere un tempo di arresto complessivo che io ho valutato essere X non deve aumentare perché io vado ad aggiungere delle altre sovrastrutture per proteggere informaticamente la macchina.
Di fatto, quello che viene chiesto, ho riportato questa figura che arriva dalla ISO TR 22184. Di fatto, quello che viene chiesto è che la parte relativa alla sicurezza, quindi quella che vedete a destra su questa figura che è indicata con safety, ovvero quella parte del circuito di comando che mi permette di avere un funzionamento sicuro della macchina, non deve essere impattato anche nel caso in cui io abbia un attacco alla macchina, un attacco informatico alla macchina. L'attacco informatico è una cosa che al momento attuale non è coperto dalla legge, la direttiva 2642 CE non parla di attacchi informatici. Ci sarà sicuramente un requisito nel nuovo regolamento macchine che dovrebbe essere pubblicato l'anno prossimo, che entrerà poi in applicazione, non si sa ancora perché una delle cose in discussione è proprio il periodo in cui ci sarà la sovrapposizione tra l'attuale 2642 e il nuovo regolamento macchine, ma entrerà in attuazione direi non prima di 3 o 4 anni dalla data di pubblicazione. Quindi un pochettino di tempo ce l'abbiamo, però attenzione che dal punto di vista di sicurezza informatica, secondo me bisognerebbe muoversi molto prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento macchine. E ad esempio potreste utilizzare già come riferimento il 22.134. Quindi di fatto quello che il fabbricante macchina deve cercare di fare è di avere il minore impatto possibile, se possibile nessun impatto, dal punto di vista della sicurezza per l'uso della macchina, se ho un attacco informatico. Quindi l'attacco informatico non deve poi andare a influenzare quello. Il problema vero degli attacchi informatici è che gli attacchi informatici evolvono durante il ciclo di vita della macchina, anzi, è una caratteristica degli attacchi informatici evolvere anche abbastanza velocemente o molto velocemente. Sappiamo tutti che, penso che tutti noi abbiamo un antivirus sul nostro PC, ma se non aggiorniamo le definizioni dell'antivirus è come non averlo, perché non prendo il virus che è in circolazione da 4 anni, ma prenderò quello che è in circolazione da 4 giorni, semmai, quindi devo comunque continuare a far evolvere le misure di protezione. Ecco, la stessa cosa deve succedere sulle macchine. Le misure di protezione che vengono adottate sulle macchine per evitare gli attacchi informatici devono evolvere man mano che evolvono le possibilità di attacco. Quindi non sarà possibile, che la responsabilità della difesa contro gli attacchi informatici sia solo del fabbricante, ma dovrà essere, tra le parti coinvolte, interessato anche l'utilizzatore. Perché è chiaro che il fabbricante deve dotare la macchina dei mezzi per poterla proteggere, ma è altrettanto chiaro che l'utilizzatore dovrà far evolvere questi mezzi, quindi ad esempio aggiornarli, altrimenti questi mezzi non saranno più efficaci. Vi ho riportato qua giusto un piccolissimo estratto da quella che è l'attuale proposta di regolamento macchine. Proprio nel requisito essenziale 1.2.1 viene detto che i sistemi di comando devono essere in grado di resistere alle influenze esterne, intenzionali e non intenzionali, compresi i tentativi malevoli di terzi ragionevolmente prevedibili che portano a situazioni pericolose. Quindi nel nuovo regolamento macchina non ci sarà solo il requisito nuovo 1.1.9 che sarà relativo alla corruzione, ma ci sarà anche una modifica all'1.2.1 in cui viene detto esplicitamente che non deve, questi circuiti di comando con funzione di sicurezza non devono solo resistere ai guasti casuali, ma anche alle possibili attacchi informatici, quindi a delle azioni che vengono messe in atto esplicitamente in modo malevolo da una persona che in qualche modo ci vuole danneggiare, ci vuole attaccare. Prove periodiche. La prova periodica della funzione di sicurezza ha due scopi fondamentalmente. Confermare in un determinato momento che la funzione non è guasta e, in combinazione con le ispezioni, assicurare il rispetto delle condizioni limiti per i valori di affidabilità delle apparecchiature. Queste prove possono essere eseguite automaticamente e frequentemente, quindi prove diagnostiche che vengono avviate dal circuito di comando, oppure o anche manualmente, oppure delle prove periodiche che verificano il funzionamento completo, che simulano tipicamente condizioni pericolose, e vanno a valutare se il circuito continua a funzionare. Queste prove periodiche che verificano il funzionamento completo
vengono eseguite tipicamente come parte del proof test. Il proof test è quel test che mi permette di dire che i miei circuiti di comando o il mio dispositivo con funzione di sicurezza funziona come nuovo, diciamo così. È un sistema che viene utilizzato tipicamente per le funzioni a bassa richiesta, quindi le demand mode, ma che potrei utilizzare anche per altri tipi di funzioni. Deve essere però il fabbricante del componente del dispositivo che mi dice come fare il proof test, altrimenti diventa veramente complicata la cosa. Le prove periodiche possono essere utilizzate come garanzia di integrità e sicurezza, ma nel momento in cui sono soddisfatte queste condizioni. Nella procedura di prova bisogna avere una reazione all'avaria che mette le parti della macchina in uno stato sicuro a seguito di un'avaria rilevata, quindi tipicamente per le architetture con funzioni con un HFT, una resistenza ai guasti hardware pari a zero, ovvero al primo guasto o alla perdita della funzione di sicurezza, di solito è necessario arrestare immediatamente la macchina. E l'altra cosa è che l'intervallo di prova deve essere adeguato per rilevare i guasti rispetto al tasso di richiesta. Quindi la prova che io devo fare deve essere sufficientemente frequente da essere maggiore rispetto al tasso richiesto. Ad esempio, nella nuova edizione del 13849-1 si sta mettendo nell'allegato E una tabella che mi va a correlare proprio il tasso di prova rispetto al tasso di richiesta della funzione di sicurezza e mi permette in questo modo di definire qual è la copertura diagnostica che in qualche modo posso assegnare a quella prova in funzione appunto del rapporto tra il tasso di prova e il tasso di richiesta della funzione di sicurezza. Anche qui nella proposta di nuovo regolamento macchine è stato introdotto nel requisito 1.1.2 una richiesta di possibilità da parte dell'utente di provare le funzioni di sicurezza per andare a verificare che effettivamente siano efficaci e quindi il fabbricante dovrà dare questa possibilità e dovrà anche spiegare quali sono le procedure di prova funzionale che devono essere eseguite da parte dell'utilizzatore e quali sono i risultati attesi. Bene, vediamo un attimino invece i parametri. Qui le cose sono cambiate parecchio nella 72061, ma sono cambiate perché appunto sono state introdotte anche le tecnologie pneumatiche e olio-idrauliche. I parametri che devo andare a calcolare alla fine si basano tutti sull'MTTF. Nella 72061 non viene utilizzato il pedice D. Come vi dicevo prima, quindi quando vedete MTTF è comunque un MTTF di l'MTTF, il tempo medio al guasto pericoloso, può essere di fatto assunto uguale al tempo medio di funzionamento tra i guasti all'MTBF, perché l'MTTF è l'MTBF più l'MTTR, cioè il tempo medio al guasto pericoloso, è il tempo medio tra i guasti più il tempo medio di riparazione, ma tipicamente, o di ripristino del funzionamento, ma tipicamente il tempo medio di ripristino è molto basso ed è ininfluente rispetto al tempo medio tra i guasti e quindi si può considerare praticamente pari a zero. Nella 62061 viene utilizzato anche un parametro che si chiama lambda, che viene espresso in FIT, failure in time, che è un guasto ogni 19 ore, e qua c'è la formula che mi permette di passare tra MTTF e lambda, e quindi poi invertendo la formula chiaramente viceversa. Nella stima dei parametri di un elemento del sottosistema, cosa devo fare? Beh, innanzitutto devo utilizzare i dati forniti dal costruttore, poi Sergio ci dirà due cose su questo. Se non posso utilizzare questi dati perché il costruttore non mi dà dei dati di affidabilità utilizzabili, posso utilizzare i metodi esposti nell'allegato C della 62061, che come vedremo è stato ampiamente ripreso dagli allegati della 13849-1, oppure se non ho nessun tipo di valore né dal fabbricante né nell'allegato C, posso scegliere un MTTF di 10 anni, caso pessimo. Di fatto questa è la stessa procedura identica espressa nella 13841. Il parametro quindi è un MTTF o un MTTFD, come vogliamo chiamarlo. Questo vale sicuramente per i componenti idraulici e per i componenti elettronici. Per i componenti elettromeccanici, meccanici o pneumatici, invece, il valore che mi esprime l'affidabilità del componente è
il B10D, il numero di cicli fino al guasto pericoloso del 10% dei componenti, perché vabbè, le modalità di guasto sono differenti. Io poi posso passare dalla B10D all'MTTFD utilizzando questa formula che vedete, ovvero dividendo B10D per 0,1 per il numero di operazioni, dove il numero di operazioni è il numero di operazioni all'anno, quindi devo stimare ad esempio quel teleruttore quante volte commuterà nell'arco di un anno. Ho anche un altro parametro che devo andare a considerare che è il T10D, ovvero il tempo medio entro il quale il 10% dei componenti pneumatici, meccanici o elettromeccanici si guasta pericolosamente. Attenzione, nel momento in cui io ho un valore di T10D, questo valore di T10D deve essere riportato nel mio manuale di istruzioni, ovvero il manuale di istruzioni mi dovrà dire che questi componenti vanno cambiati o alla fine della vita utile determinata aprioristicamente, perché lo prendo come assunto, e tipicamente nella 62061 è, e anche nel 3849-1 è 20 anni, quindi entro 20 anni vanno cambiati questi componenti, oppure se il mio valore di T10D di questi componenti è inferiore a 20 anni, devo indicare il valore di T10D, ovvero il valore del numero di anni entro il quale quel componente va cambiato. Va cambiato. E il gioco è proprio quello di cambiarlo mentre sta ancora funzionando. Perché se non lo vado a cambiare, il tasso di guasto non è più quello che io ho utilizzato nel fare il calcolo, quindi il valore di affidabilità non sarà più lo stesso e quindi non mi garantisce più una sufficiente, o comunque non so se mi garantisce una sufficiente riduzione del guasto in funzione della valutazione di rischio che io ho fatto. Questa è una cosa che voi dovete riportare nel vostro manuale istruzioni. Dovete riportare quali sono i componenti che vanno cambiati per motivi di sicurezza, perché fanno parte del circuito di comando con funzione di sicurezza e entro quanto questi componenti vanno cambiati. Poi qua viene detto che nel momento in cui io ho una frazione di guasti pericolosi che mi viene data dal fabbricante, utilizzo quello, altrimenti utilizzo il 50% dei guasti pericolosi, quindi una frazione di 0,5. Quindi questo vuol dire che se ho un dato di affidabilità dato dal fabbricante, ma non come tasso di guasto pericoloso, ma come tasso di guasto generale, e non mi dà una frazione di guasti pericolosi, io prendo per buono che il tasso di guasto pericoloso sia il doppio del tasso di guasto normale, ovvero che un guasto su due sia pericoloso, un guasto su due invece non sia pericoloso. È stata aggiunta quindi una tabella C1 nell'allegato C della 62061 che di fatto è la stessa tabella che c'è nell'allegato C della 3849-1. È stata copiata la stessa tabella, paro paro. Questa tabella mi permette di dire che nel momento in cui io ho un componente per il quale il fabbricante non mi dà un valore di affidabilità, io posso utilizzare il valore di affidabilità di questa tabella nel momento in cui sono rispettate le altre condizioni di contorno. Ad esempio, ho un componente idraulico con un numero di operazione maggiore o uguale di 1 milione di cicli all'anno. Questo componente è dichiarato conforme alla ISO 44.13, posso utilizzare un MTTFD di 150 anni. Se questo componente ha un numero di operazioni minore di 250.000 cicli all'anno, allora l'MTTFD può essere utilizzato, l'MTTFD che può essere utilizzato sarà 1200 anni. O, non so, utilizzo un relè o un contatore con carico massimo, conforme a queste norme che sono elencate, posso utilizzare un B10D di 400.000 cicli, ad esempio. Quindi questi sono valori di affidabilità che io posso utilizzare nel momento in cui non ho il valore di affidabilità del fabbricante. Lascio la parola adesso a Sergio un attimo. Ok, grazie del resto. Allora, per tutto, noi come Tecnica siamo l'emanazione italiana di Oichner, che è una società di Stoccarda che ha prodotto per prima i primi fine corsi di sicurezza, quelli che banalmente avevano dei contatti che si aprivano e chiudevano con apertura forzata. È stata la prima a introdurre sul mercato dei dispositivi elettronici a transponder, quindi con una circuitazione in grado anche di verificare il funzionamento corretto e di intercettare eventuali problemi o guasti autonomamente rispetto ai circuiti esterni. E nelle ultime versioni che siamo andati a realizzare, adesso siamo in grado anche di gestire dei sistemi di blocco e di interblocco di sicurezza che possono essere collegati direttamente ai bus di campo con i protocolli di sicurezza necessari. Nel fornire i dati, nella slide successiva si vedrà, tutti i nostri dispositivi vengono forniti quando sono dispositivi di tipo elettronico
sia dei valori relativi alla norma 13849 parte 1, per esempio il sistema MGB2 per il controllo dei ripari è omologato con un mission time di 20 anni, un performance level e è una categoria 4 e viene dato un PFHD chiaramente, ma anche un livello di SIL. Chiaramente in questa fase i dati riportati sono quelli della norma 60061 in edizione 2005, questo è un caso di SIL 3. Chiaramente nel momento in cui verranno poi entrerà poi in vigore la nuova edizione della norma, verranno aggiornati questi valori. Non solo questo, ma anche i valori di affidabilità del protocollo e dei dati trasmessi sono riferiti a delle norme di cui sono appropriate. Lo stesso discorso vale per le versioni di interblocco senza bloccaggio, ma sempre con RFID, quindi con livelli di codifica che possono essere alti o bassi, e con dei valori riferiti alle ambedue le norme che possono essere prese in considerazione nella scelta dei circuiti di sicurezza. Quindi torniamo a parlare di 62061, 13849 con i dati appunto di affidabilità e di mission time. Anche in questo caso poi i dati riferiti alle norme vengono aggiornati di volta in volta in funzione della versione di norma che è in questo momento attiva. Direi che ci siamo. Bene, grazie Sergio. Allora, parliamo adesso un attimo della frazione in guasto, di guasto in sicurezza, quella che viene chiamata SFF, Safe Failure Fraction. È la frazione del tasso di guasto globale in un sottosistema che non comporta un guasto pericoloso. Di fatto, questa frazione di guasto viene calcolata come viene calcolata la copertura dei nostri 13849-1, perché di fatto la copertura diagnostica viene considerata nel calcolo della probabilità dei guasti casuali dell'hardware, invece la frazione di guasto in sicurezza viene presa in considerazione nella 62061 durante la determinazione dei vincoli dell'architettura sull'integrità della sicurezza dell'hardware. Come dicevo prima, non c'è solo il valore di affidabilità, ma ci sono anche dei vincoli che devono essere considerati. Nella 62061 ci sono questi vincoli specificati in una maniera assolutamente diversa rispetto alla 13481 ed è il motivo per cui prima vi ho detto non possiamo fare un paragone uno a uno tra un SIL2 ad esempio e un PLD. La frazione di guasto in sicurezza comunque viene calcolata in questo modo, quindi è il rapporto tra la sommatoria dei tassi di guasto in sicurezza e il tasso di guasto pericoloso rilevato dalle funzioni di diagnostica diviso la sommatoria del tasso di guasto in sicurezza e il tasso di guasto pericoloso complessivo totale. Per i componenti elettronici questo valore di lambda S è solitamente assunto uguale a zero e quindi in questo caso ho una semplificazione come SFF pari al rapporto tra la sommatoria dei tassi di guasto dei guasti pericolosi individuati e la sommatoria dei tassi di guasti pericolosi totali. Quando la tolleranza alla varia all'hardware di un sottosistema è uguale a zero, quindi di fatto la SFF diventa la copertura diagnostica, è uguale come valore la copertura diagnostica del sottosistema. Nel momento in cui invece la tolleranza alla varia dell'hardware è uguale a 1, quindi tipicamente ho un circuito ridondante e ricordo che ridondante non vuol dire per forza fisicamente ridondante, ma vuol dire che in qualche modo ho un sistema che mi va a sopperire il mancato funzionamento di un altro sistema, e questo può essere anche un sistema logico, non necessariamente fisico. La SFF viene calcolata in questo modo ed è di fatto lo stesso modo che io utilizzo anche nella 13849-1 per calcolare la copertura diagnostica quando ho un sistema ridondante. Per quanto riguarda quindi i vincoli dell'architettura del sottosistema, vedete che la SFF mi entra in gioco nella tabella 6. Quindi quando ho una tolleranza alla varia dell'hardware in un HFT pari a 0, io posso raggiungere massimo un SIL1 quando ho una SFF tra 90 e 60%, un SIL2 quando questa SFF
va dal 99 al 90%, e un SIL 3 quando questa SFF è maggiore o uguale al 99%. E poi vedete che sulla tolleranza all'hardware 1 o 2 ho dei vincoli differenti. Ad esempio, la tolleranza all'hardware 2 nel caso della tracer elettronica tratto 1 non esiste, non viene considerata. Tolleranza alla variabile dell'hardware 2 vuol dire che la funzione di sicurezza non la perdo dopo il primo guasto, ma nemmeno dopo il secondo guasto. Quindi è un qualcosa che qua non c'è. Per quanto riguarda, rispondo a una domanda in diretta, una precisazione sulla ridondanza, perché dico che la ridondanza può essere logica. L'esempio potrebbe essere, per prendere un dispositivo dell'amico Sergio, un dispositivo realizzato a transponder, dove io ho una possibilità di avere, come vi ho fatto vedere pochi minuti fa, un SIL 3 o un PLE, quindi ho sicuramente un circuito in cui il primo guasto non porta alla perdita di funzione di sicurezza, ma non ho due transponder, due ricevitori, ma ho un ricevitore, un trasmettitore, quindi un tag RFID. E ho una logica di controllo che mi permette di dire che comunque, anche in caso di guasto singolo, non ho una perdita funzione di sicurezza. Potrebbe essere che in caso di guasto singolo quel sistema non è più in grado di funzionare. Ma nel momento in cui questo sistema non è in grado di funzionare, deve reagire portandomi in uno stato sicuro la macchina, quindi ad esempio bloccando tutto. Quindi è vero che il sistema non funziona più, ma non ho comunque un guasto pericoloso. Quello che mi interessa, non l'ho detto prima, l'ho dato per scontato, ma dico adesso, quello che mi interessa è di non avere un comportamento pericoloso della macchina, non che la macchina funzioni. Capisco che all'utilizzatore della macchina interessa molto anche questo, ma non è quello che è oggetto delle norme che riguardano la sicurezza dei circuiti di comando e nemmeno della direttiva macchina, perché la direttiva macchina mi dice che la macchina non deve avere un comportamento pericoloso. La macchina può anche essere ferma, anzi, normalmente lo stato di sicuro della macchina è la macchina ferma. Anche qua faccio un'altra piccolissima parentesi. Attenzione che non tutte le direttive sono così. Una direttiva che sicuramente a tutti voi interessa, ovvero la direttiva compatibilità elettromagnetica, ad esempio, non è una direttiva di sicurezza. E quindi nella direttiva compatibilità elettromagnetica non viene detto che in caso di disturbi elettromagnetici il mio sistema deve essere in grado di non avere un comportamento pericoloso, ma viene detto che il mio sistema deve essere in grado di funzionare. Quindi se il mio sistema non funziona più, pur non avendo comportamento pericoloso, agli effetti della compatibilità elettromagnetica non va bene, perché la compatibilità elettromagnetica chiede che funzioni correttamente. È una cosa un pochettino diversa. Spero di aver chiarito la cosa. Sempre più si andrà sulla ridondanza logica e non sulla ridondanza fisica, proprio perché sempre più si utilizzeranno sistemi intelligenti. Bene, giusto due cose sulle architetture. Non sono cambiate le architetture, ve lo dico subito, tra l'edizione 2005 e l'edizione 2022 della norma, quindi ci vado molto velocemente, ma ve lo volevo far vedere semplicemente per marcare una differenza tra la 13.8.9.1 e la 72.0.61. Nella 13.8.9.1, scusate, ci sono 5 categorie, che di fatto si riconducono a tre architetture, perché c'è l'architettura a canale singolo, categoria B o 1, l'architettura a canale singolo con canale di diagnostica, categoria 2, e l'architettura a canale ridondante, categoria 3 o categoria 4. Queste sono di fatto le tre architetture, canale singolo con canale di diagnostica e canale ridondante, quindi doppio canale. Nella 62.0.61 invece ci sono dei sottosistemi, ci sono in realtà quattro sottosistemi. Il sottosistema A, che è un canale singolo, di fatto, quindi è equivalente all'architettura che mi corrisponde a una categoria B, una categoria 1 nella 13.4.1. Il sottosistema B è un'architettura a doppio canale senza funzione di diagnostica. L'equivalente di questo sottosistema non ce l'abbiamo all'interno del 13.4.9.1. Quindi, ad esempio, vedete, io potrei realizzare un mio circuito di comando che ha questo sottosistema come architettura di realizzazione, di progettazione, e
e non ho una corrispondenza da 3.4981, quindi io potrei avere un SIL per questo circuito, ma non avere un PL perché non riesco a ricondurre una 3.4981. Vi ricordo che sia il metodo della 7261 che il metodo della 3.4981 sono metodi semplificati di calcolo dell'affidabilità e quindi hanno dei vincoli, hanno delle assunzioni. Queste sono. Quindi io devo riuscire a far rientrare il mio sistema complessivo in quelli che sono i vincoli delle varie norme, quindi della 3.4941 se uso quella o della 7.2.41 se uso quest'altra. Quindi devo valutare quali sono i vincoli che ho e devo starci comunque dentro. Poi andando avanti, ho un sottosistema C nella 7.2.61 che è un canale singolo con una funzione diagnostica, quindi di fatto è un equivalente in una categoria 2. E poi da ultimo ho un sottosistema D, che è un canale doppio con una funzione diagnostica che di fatto è un equivalente di quelle che sono nella 3.4.9 le categorie 3 e categorie 4. Quindi tenete presente questa cosa, insomma. I vincoli sono anche sulle architetture base dei sottosistemi che sono diversi da uno all'altra norma. Mi chiedo scusa. Nelle architetture base dei sottosistemi abbiamo comunque anche nella 62061 dei requisiti e anche questa è una novità. Questi requisiti sono suddivisi a seconda della tolleranza, la varia dell'hardware. In questo caso ho solo 0 e 1, non ho la tolleranza 2. E a seconda della safe failure fraction, quindi la frazione di guasto sicura. Quindi se è minore del 60% o maggiore o uguale al 60%. E vedete che ci sono dei requisiti che sono obbligatori oppure non ci sono requisiti a seconda di quello che io voglio ottenere. Quindi ad esempio se voglio utilizzare un sistema con una tolleranza alla varia all'hardware 0 che abbia una frazione dei guasti pericolosi minore del 60%, devo utilizzare dei principi di sicurezza di base, principi di sicurezza ben provati o ben collaudati, devo utilizzare componenti ben provati o ben collaudati, non è rilevante la tolleranza alle misure contro i guasti di causa comune, di cui oggi non abbiamo parlato, e l'architettura di base del sottosistema è un'architettura A. Di fatto questi sono i requisiti che vengono richiesti nella 3.4.9.1 per la categoria 1, ad esempio. Poi abbiamo la seconda colonna che è l'architettura C, quindi di fatto l'equivalente della categoria 2 e anche qua i requisiti sono sovrapponibili. No, scusate, non sono sovrapponibili perché qua chiede i principi di sicurezza ben provati, mentre nella 13.4.1 chiede i principi di sicurezza di base, ad esempio. Quindi vedete che anche qua ci sono delle differenze. Ci sono delle differenze tra le due norme, quindi quando andate a applicarle dovete applicarle dall'inizio alla fine, comprese le differenze che ci sono. Andiamo a terminare gli approcci semplificati, quindi per valutare il PFH, consistono nella selezione architettura, quindi per prima di cosa devo capire che architettura devo utilizzare, quindi di fatto quale sottosistema A, B, C o D vado a utilizzare. Vado a determinare i valori del PFH per i sottosistemi non preprogettati, perché per quelli preprogettati me lo darà il fabbricante del sottosistema, quindi devo solo sommarli. E quindi qua utilizzo la tabella K1 se i componenti sono qualificati in un MTTFD, invece utilizzo la tabella K1 per i componenti che sono qualificati da un B10D. Quando vado a combinare gli MTTFD di un'architettura a doppio canale, vado a fare di fatto una media geometrica fra i miei MTTFD dei singoli canali, quindi vado a fare la somma dei due canali e poi vado a fare la radice quadrata. In questo approccio semplificato è stato assunto un fattore di causa comune beta uguale al 2%, una vita utile di 20 anni. Di fatto queste due assunzioni sono le stesse che vengono fatte a 3.4.9.1. Vi ricordate che prima avevo detto dovete dare i valori di T10D se sono inferiori a 20 anni, altrimenti comunque dopo 20 anni vanno tolti. Nel caso dell'architettura di
di tipo C, si è assunto che esiste una funzione di gestione della varia e nella sua realizzazione l'MTTFD di questa funzione di gestione della varia, quindi del canale di diagnostica, deve essere almeno pari alla metà dell'MTTFD del canale funzionale. Questo è lo stesso requisito che c'è nel canale funzionale, nel canale di diagnostica per la categoria 2 della 13.89.31. Quindi vedete che le norme si stanno veramente molto avvicinando, anche se appunto alcune cose sono differenti. Ecco, queste tabelle non c'erano nell'edizione precedente della norma. Vedete, mi permettono di avere un valore di MTTFD, scusate, a partire da un valore di MTTFD e dell'architettura della copertura diagnostica mi permettono di avere un valore di PFH. Questo per quanto riguarda i componenti caratterizzati da un MTTFD e questo invece, questa tabella è per quanto riguarda i componenti caratterizzati da un B10D. Di fatto queste due tabelle, anche se sono profondamente diverse come filosofia, ma sono l'equivalente delle tabelle dell'allegato J della 13.89.31. Mi permettono di passare dal valore di MTTFD in funzione della categoria e della copertura diagnostica al valore di PFHD del circuito corrispondente. Da ultimo vi do due accenni sul software. Il software all'interno del 62061 è diviso in due livelli. Il software di livello 1 è il software di complessità ridotta, che quindi è scritto utilizzando moduli hardware e software preprogettati, quindi di fatto blocchi funzionali. È quello che normalmente il fabbricante della macchina fa utilizzando un software di alto livello, quindi un software tipicamente con un ladder diagram per la programmazione dei PLC di sicurezza. Quindi in questo caso il modello AV è semplificato perché vado a progettare il software in funzione delle specifiche di progettazione del software, vado a codificarlo, revisiono, quindi faccio una verifica del fatto che quello che è stato fatto è corretto, vado a fare una verifica del software che poi mi serve per andare a verificare che effettivamente quello che ho implementato corrisponde alle mie specifiche e ho alla fine un software verificato. Per quanto riguarda invece il software di livello 2, il software di livello 2 è un software di complessità elevata che è scritto utilizzando il linguaggio variabilità completa, quindi tipicamente non è quello che fa il fabbricante della macchina, ma è quello che fa più spesso il fabbricante del componente. In questo caso il modello AV è completo, andando anche ad avere quell'ultima parte che riguarda la progettazione del modulo, la codifica e la verifica del modulo. Nella nuova edizione della 62061 viene dato anche nell'allegato J un requisito per l'indipendenza per le attività di revisione e di validazione. E viene detto cosa vuol dire essere una persona indipendente. La persona dipendente può essere coinvolta nello stesso progetto, ma non nelle attività di progettazione e non dovrebbe avere un ruolo di responsabilità nella gestione del progetto, non avere un ruolo superiore. Quindi non dovrebbe essere interessato al fatto che la cosa vada nel modo corretto, nel modo giusto per togliersi un problema, diciamo così. E qua vedete che ci sono due tabelle che mi vanno ad andare a definire cosa vuol dire persona indipendente, quindi stessa persona, altra persona o persona indipendente, in funzione del SIL che vado a raggiungere. E ad esempio in funzione del tipo di livello di software. Quindi questa è la prima tabella, è l'attività di revisione, test e verifica. E vedete che ad esempio per il SIL 1 o il SIL 2 qua viene detto che non è sufficiente che sia un'altra persona, ma deve essere una persona indipendente. Ma per il livello di software 1 invece è sufficiente che sia un'altra persona, non sia una persona indipendente. La stessa tabella, chiaramente con i valori cambiati, riguarda la validità, l'attività di validazione e in questo caso ci sono dei requisiti leggermente diversi. Ecco, questo livello di indipendenza delle persone, la definizione di livello di indipendenza delle persone, ad esempio nella 13.49.31 non viene indicato, quindi questo è un qualcosa che c'è solo nella 62061. Bene, direi che con questo ho finito. Do la parola magari a Sergio, vediamo se ci sono qualche domanda, ne ho vista una in chat che magari a cui adesso rispondo. Sì, allora,
Io ho un paio di domande che vedo, che sono la prima, perché scegliere la norma CIN-IEC 62061 anziché la classica ISO 13849 parte 1, ad esempio? Allora, diciamo che la scelta tra le due norme è una facoltà del fabbricante. Diciamo anche che ci sono delle regole internazionali che non sempre vengono rispettate nella scrittura, ad esempio, delle norme di tipo C, che dicono che nelle norme di tipo C, quando si va a richiedere un livello di affidabilità, per le funzioni di sicurezza, si dovrebbe andare a specificare sia un SIL richiesto che un livello di prestazione richiesto. Ecco, quello che succede non raramente nelle norme di tipo C, scritte dall'ISO è che ci siano solo dei livelli di prestazione richiesti e non i SIL richiesti. Quindi, ad esempio, se voi dovete andare a soddisfare i requisiti di una norma di tipo C che vi chiede, quindi una norma specifica per una particolare tipologia di macchina, che richiede un livello di prestazione richiesto, beh, allora a questo punto dovete utilizzare 13849-1 perché nel momento in cui invece andate a utilizzare 62061 non potete, come abbiamo detto prima, avere una corrispondenza biunivoca tra il PLR e il SIL. Anche se poi adesso, come avete visto, c'è quella tabella dell'allegato A dove c'è una corrispondenza tra un PLR e un SIL richiesto, però è un passaggio ulteriore, quindi direi che è un pochettino più complicato. Tipicamente i fabbricanti di macchine, fino ad oggi scelgono un PL, non un SIL, è molto utilizzata la 13849 nel campo delle macchine, però ad esempio se le macchine vanno in industria di processo, tipicamente l'utilizzatore in industria di processo è abituato ai SIL, quindi ad esempio potrebbe essere anche un modo per andare incontro all'utilizzatore. Tenete conto che invece se dovesse davvero uscire l'emendamento del 62061 che va a coprire anche le funzioni di sicurezza low demand mode, la cosa cambierebbe radicalmente per chi ha funzioni di sicurezza low demand mode. E ci sono macchine che hanno funzioni di sicurezza low demand mode, ad esempio i forni per vetro, per ceramica o comunque forni, alti forni, forni che non vengono spenti per anni perché non è possibile interrompere il processo. Molto spesso le funzioni di sicurezza non possono nemmeno essere testate almeno una volta all'anno e quindi quelle sono funzioni low demand di fatto. Oppure ci sono delle altre funzioni che sono tipicamente low demand che è difficile testare, ad esempio nel momento in cui vado a verificare una sovratemperatura che mi potrebbe causare un cedimento strutturale e quindi è difficile che io riesca a simulare quella condizione senza mettere in pericolo l'integrità della macchina, quindi vabbè, è una cosa da valutare. Però direi che le motivazioni sono queste, insomma, in futuro forse low demand, adesso boh, se il cliente ve lo chiede o se vi piace di più questa. Una seconda domanda dove viene chiesto, dato che non è ancora un obbligo legislativo, perché deve valer la pena già da oggi utilizzare tecniche per prevenire gli attacchi informatici? Allora, non è un obbligo legislativo, però la questione è che gli attacchi informatici, stanno già avvenendo, ci sono sempre più frequenti, sono sempre più frequenti anche alle macchine e, questo è una cosa sulla quale sono stato confortato anche da più di un legale. Non è così scontato che nel momento in cui si abbia una problematica su una macchina che magari può portare anche a una problematica di sicurezza che è stata causata da un attacco informatico, il fabbricante della macchina ne venga fuori pulito dicendo: beh, ma non c'era un obbligo di legge, quindi io non ho fatto niente, perché comunque la conseguenza è stata quella e quindi il fabbricante della macchina, se non ha fatto proprio niente, secondo me si potrebbe trovare in una posizione non tanto simpatica e piacevole. Diciamo che dal punto di vista degli attacchi informatici, non è così strano che una funzione di sicurezza venga compromessa da un attacco informatico, perché nel momento in cui io vado a cambiare la programmazione originale di un sistema programmabile, io potrei anche involontariamente, anzi tipicamente involontariamente, causare un blackout di, non so, della lettura di alcuni
ingressi e quindi io non vado più a leggere quegli ingressi e magari a quegli ingressi sono collegati gli interblocchi delle porte e quindi non vado più a verificare che una porta viene aperta. Quindi attenzione che questa cosa secondo me già oggi è da tenere in considerazione. Rispondo ancora a un paio di domande, poi magari le altre vedremo di rispondere via mail. È stato chiesto come si stima la PTE, la probabilità di errori di trasmissione. La probabilità di errori di trasmissione viene data dal fabbricante dell'hardware con il quale questa trasmissione viene fatta. Quindi, ad esempio, se voi utilizzate un sistema Siemens, quindi con Profisafe, il sistema viene dato con un valore di PTE, quindi è la stessa Siemens di turno, oppure gli altri fabbricanti dei sistemi, che vi dicono qual è il valore di errore della trasmissione da utilizzare. Non raramente sistemi hardware che si collegano a bus di sicurezza contengono già nel valore di affidabilità del sistema hardware il valore dell'errore di trasmissione. Quindi potreste prendere un PLC di sicurezza, ad esempio, che ha un collegamento a una logica di sicurezza e questo collegamento alla logica di sicurezza di fatto è già compreso nel dato di affidabilità che vi dà il fabbricante del componente. Quindi andate a verificare anche quello, andate a verificare sul datasheet del fabbricante del componente che effettivamente questo valore ci sia già oppure no. Va bene, dai, direi che sì, poi ce ne sono un po', ma è meglio che poi alle altre rispondiamo dopo. Magari l'altra cosa, rispondo ancora a due domande che mi sembrano più veloci. Allora, una domanda viene fatta su i sezionatori. Quindi, se utilizzo un sezionatore per manutenzione, questo sezionatore come lo gestisco a livello di logica di sicurezza? Beh, non è un sistema di comando. Il sezionatore è un dispositivo di sicurezza che viene utilizzato, ma non è un sistema di comando, quindi non ha un valore di affidabilità, non devo calcolare un livello di affidabilità perché non è un sistema di comando. La 13.49.1 e 62.61 si applicano a sistemi di comando, quindi l'unico caso nel quale un sezionatore potrebbe rientrare in questa logica è quando appunto ha una logica dietro, quindi è un sezionatore non manuale, ma è un sezionatore comandato. Quindi io vado a togliere l'alimentazione elettrica o ad esempio pneumatica utilizzando un circuito di comando, quindi vado a sezionare l'alimentazione utilizzando il circuito di comando. A questo punto il circuito di comando che mi seziona l'alimentazione diventa una funzione di sicurezza, altrimenti non lo è, assolutamente. Poi mi viene chiesto anche cosa si intende per ridondanza logica. Beh, ridondanza logica è un comportamento di un sistema tale per cui, pur non avendo una ridondanza hardware, quindi pur non avendo un doppio canale o un doppio dispositivo, il comportamento del sistema è tale per cui il guasto di un componente del sistema, di un elemento del sistema, non porta a perdere la funzione di sicurezza, perché la logica sopperisce a questo, ad esempio, con una diagnostica. Quindi io riesco a individuare il guasto e non porto la perdita in funzione di sicurezza perché reagisco di conseguenza. Prima ho fatto l'esempio del transponder, ma vi faccio un altro esempio. Un laser scanner ha un laser, un raggio laser, ma raggiunge un PLD e una categoria 3, quindi ha una tolleranza ai guasti all'hardware 1, perché il sistema di controllo che mi verifica come questo raggio laser reagisce alla presenza di un oggetto, è tale per cui comunque un guasto singolo non porta a perdere la funzione di sicurezza. Come è realizzato? Sinceramente non lo so, bisognerebbe chiederlo a chi realizza il laser scanner. Sicuramente non è un sistema semplicissimo, ma è fatto in modo tale che comunque funzioni. Ma ripeto, si andrà sempre di più in questa direzione. Assolutamente. Va bene, direi che alle altre domande possiamo rispondere poi via mail. E io chiuderei qua oggi.
così rimaniamo nell'ora e mezza che ci eravamo dati. Ringrazio tutti della partecipazione, siete stati molto numerosi fino alla fine. Spero di rivedervi in un prossimo webinar. Ringrazio Tecnica per aver collaborato alla realizzazione di questo webinar e appunto vi do appuntamento al prossimo webinar o se vorrete a uno dei nostri corsi. Grazie a tutti. Grazie anche da parte di Tritecnica per aver partecipato. Qualunque tipo di domanda sui dispositivi, può essere rivolta a noi senza problemi. Grazie ancora, grazie Ernesto e buona giornata a tutti.